Sto abbassando un po' la finestra perché, cioè la... Come cazzo si chiama? Aspetta, ok. Ci sono. Aspetta, devo togliere il volume qua. Allora, non vi muovete, eh? Mo arrivo. Allora, vediamo un po'. Niente, continua a stare così. Vabbè. Qui chiudo. Aspetta, devo andare su Twitch. Se ci arrivo però. Aspetta, ok, Giulia ha detto che mi arriva in live. Allora, raga, io nel mentre sto facendo un attimo una cosa, ma iniziamo. Vi ricordo. Ah, mi ho messo la live vecchia, ecco perché non mi trovavo. Stavo dicendo, vi ricordo che comunque noi siamo a 199 follower. Raga, manca un follower per arrivare ai 200, quindi se ci arriviamo, io ho deciso di fare il video dove faccio il Q&A, se riesco. Però ovviamente, raga, dobbiamo arrivare a 200, se non ci arriviamo non posso fare niente. E poi stavo anche pensando che, vabbè, ci vuole tempo, però vabbè, comunque a Natale mi piacerebbe fare una live tipo Just Chatting, tipo di Natale, giusto per... E niente, raga, mo iniziamo. Aspettate, sono un attimo sull'altro mio iPhone. Sto facendo un attimo una cosa. So che è un po' lento. C'ho pure la batteria ad 1%. Non so. Ah, ok. Fatto, ci sono. Ok, raga, Rustler, dobbiamo continuare la nostra avventura. Ma io vi dirò, vado proprio a fare la missione. Ma in realtà c'è il viaggio rapido. Però vabbè, è un po' inutile fare il viaggio rapido, perché comunque dove ci porta? Nah, meglio andarci a cavallo, tanto ce l'ho qui. Saliamo. Ok, andiamo al galoppo. Allora, raga, domani... Allora, io pensavo che Goku Super Saiyan 4 uscisse domani, cioè che uscisse oggi. Non è uscito, quindi raga, mi sa che esce domani. Domani registro il video su Dokkan, quindi aspettatevi il video su Dokkan, domani, quindi se volete, punto esclamativo YouTube. E poi per quanto riguarda Rustler, mi sa che ci vorrà un'altra settimana per finirlo, perché secondo me noi domani non lo finiamo, a meno che... Cioè, io voglio fare solo le principali, le secondarie, vi dico la verità, vorrei farmele da solo in privato. Cioè off camera, però devo vedere un po'. Comunque mo c'ho palesemente qualcosa nell'occhio, però vabbè. Quindi sì, raga, c'ho qualcosa nell'occhio, porco duro, perché... Vabbè, comunque basta che premo un tasto, galoppa da solo, quindi non è un problema. Aspetta, devo andare. Ah, che dritto. No, stavo dicendo, Rustler mi sa che ci vorrà un'altra settimana. Penso, ma non lo so. Per quanto riguarda Dokkan, domani faccio il video. Quindi se siete interessati, ovviamente non lo farò subito perché quando mi sveglio tanto lo faccio. Allora, io vi dico, non faccio subito la missione. Perché? Perché preferisco salvare, va a finire che succeda qualcosa e poi mi riporta di nuovo indietro. Quindi salvo. Vai. Allora, leggiamo. Un'offerta che non puoi rifiutare. Vediamo. Oh ragazzo mio, sei tu il mio bel patatone. Il mio bel patatone ti ha permesso di scappare? Sì, ma... Grazie, ma guarda, sto bene, vedi? Ma ora sei un latitante, dico bene? Oh, il mio povero piccolo. Già, erba le nostre palle in pugno, ma non è che volevo davvero competere in quello stupido torneo. Oh, peccato, perché potrebbe funzionare. In che senso? Io non ti ho mai parlato del tuo vero padre, credo. No, vero. Vero? Non so più parlare. Credo che potrebbe aiutarti. Tempo addietro, quando ero una giovane domestica, mi sbattevo... Per uno di quei nobili, se capisci cosa voglio dire. Mamma, si chiama Vitold. Ti giuro che non posso sapere con certezza che sia tuo padre. Forse lo è, forse no. Erano tempi di bravate, orge su orge. Ah, che bello sarebbe poter tornare giovane e flessibile. Ok? Mamma. Oh, ecco, e se andassimo a trovarlo insieme, sono certa che sarebbe felice di rivedermi. Mamma. Oh, accuccia. Sono sicuro che ti aiuterà. Andiamo, raddrizza le spalle. Va bene. C'è la mamma che dice orge su orge. Vabbè. Allora, vediamo un attimo però dove si trova. Porco duo. Ma sicuramente la mamma parla, quindi dobbiamo leggere palesemente quello che dice. Però è stato figo, orge su orge.
Ma che dici? C'è anche Giulia. Lo galoppiamo. Più che altro, no, vabbè, no, non ho punti abilità. Pensavo, cioè stavo pensando se avevo punti abilità da spendere. E mo' il cavallo si stanca, infatti non corre più. Ok, vabbè, ogni tanto corricchia. Aspetta, fatemi vedere un po' la strada. Cazzo, raga, è veramente lontana. Ho voglia di crepes da ieri sera. La cosa bella è che ieri, se non erro, mia sorella ha detto il pancake. E io ho detto wow, il pancake, ma non è meglio la crepes. No, io la crepes più buona, non mi ricordo dove l'ho mangiata, ma era veramente squisita, mamma mia. Che poi la prima volta che facemmo le crepes e mia sorella qui, mamma mia. Cioè si tipo bruciarono. Che poi mo' ho capito una cosa. Avete presente quando io ho detto all'inizio del gioco c'è un tipo un teaser, un trailer di quello che succede? Non è un trailer, raga, quello è il. Ti fa vedere quello che succede prima che inizia il gioco. Cioè, praticamente quando inizia il gioco noi siamo svenuti, eccetera. Infatti, nel trailer fa vedere che un soldato tipo ci dà una mazzata dietro la testa e noi sveniamo. Quindi, praticamente quel teaser è il pre di quello che succede dopo. Non so se avete capito, è una figata sta roba. La invita a riconsiderare il percorso, signor Sir Vitold. Le gang rivali non attendono altro che un'opportunità come questa. Stai forse cercando di dirmi cosa posso e non posso fare? Ragazzi, ma è palesemente il mio personaggio. Disastro, eh. No, certo che no. Ragazzi, ma il mio personaggio è uguale. Ehi, tu, mantieni a distanza e dimmi cosa ci fai qui o levati di mezzo. Vitold, mio caro, da quanto tempo? Come stai? Oh, sei bello proprio come lo eri 20 anni fa. Scusa, cos'è questa farsa? Ti ricordi? Non è vero? Il pagliaio dietro la ripostiglia, il nostro angolino segreto. Ah, a proposito, questo è Guy, nostro figlio, il frutto del nostro amore. Saluta tuo padre, Guy. Ciao. Sono uguali. A tuo figlio serve una mano, Vitold. A tutto il paese le calcagna per essere scappato dalla prigione della cava. Dovresti fare qualcosa, per favore, in onore dei vecchi tempi. Tornatevene nella nostra fogna. Tornatene nella fogna di cui sei sbucata, lurida. Shh, grazie. Vorrei parlare con questo tizio da uomo a uomo, se non è un problema. Ah, ma certo, volevo comunque fare un giretto turistico, addio. Ok, quindi la mamma se ne va a fanculo. Guy, giusto, credo che tua madre potrebbe avere le idee confuse. Forse sei sangue del mio sangue, forse no. Non che conti poi molto. È suo padre, sì, è palesemente il padre. Ad ogni modo, per certi versi sono un uomo di famiglia. Sono noto per l'organizzazione di determinati eventi. Se mi tornerai utile, posso fare in modo che le cose si mettano in moto. Mi sembri un tipo che sia al fatto suo. Ti farò un'offerta che non potrai rifiutare. Spara pure. Allora, c'è un tizio che si ostina a non volermi vendere la sua proprietà. Vai a trovarlo e prova a smuoverlo gentilmente. Ti va? Dai fondo alla tua creatività, poi parleremo. Affare fatto, paparino. Raccogli un po' di sterco di cavallo. Ma io ce l'ho. Cioè, non ho lo sterco di cavallo. Ma lo sterco di cavallo dove lo piglio? Quello è il discorso. Sterco di cavallo. Dove lo piglio, scusa? Forse è il cavallo che. Ah, perché ha cagato il cavallo, ecco giusto. Vai a trovare il nobile. Come l'altro gioco che raccoglievi la pupù. Mamma mia, vabbè, ma quello era proprio bello. Island Saver là, come si chiama? Oh, quello era proprio figo. A me è piaciuto quel gioco, è strano. Cioè. Ma perché è un gioco chill? A me giochi chill, se mi piace quello che devi fare, mi piace. Cioè c'era pure la banca. E pensa che Island Saver sta pure sulla Switch. Ed è gratis. Cioè praticamente. Allora, praticamente. Aspetta, perché mi sa che forse possiamo fare prima. Allora, praticamente sulla Switch ci sta gratis e praticamente ce lo giochi tutto gratis. Solo che ci sono altre due espansioni che le devi pagare. Vabbè, non costano tanto in realtà. Infatti, ti dico da un pensierino, a volte ce l'ho fatto a comprarli. Costano tipo 5 euro all'uno. Però il problema è che non sono mai andati in sconto.
Perché se uscisse lo sconto, tipo, sai, 2,50 all'uno, io onestamente lo comprerei perché, sai, c'è cioè 2,50 all'uno, 5 euro te le pigli tutte e due. Poi ci stanno i draghi, tutte quelle robe. È figo, interessante. Sì. Vabbè, se ti dico che pigli la popù, non è interessante. Ma secondo me non è manco interessante se ti dico che devi raccogliere materiale a terra, tipo il vetro, devi buttare nel vetro, la carta, tipo nella carta, cioè. No, però è figo, è un bel gioco. Peccato che l'ho finito, perché sennò lo potevo fare live. Bello con i draghi. Sì, se non erro c'era un DLC con i draghi, se non erro un altro con i dinosauri, tipo. Poi in ogni livello ci sono animali diversi, è una figata. È veramente figo. Poi c'è la banca dove posi i soldi. No, è figo, figo, figo. Con questo è arrivato. Ferma, Bleh, che tanfo questo odore della. Ah, è questo l'odore della povertà. Vedete, la E non c'è perché è accentuata. Lei emana un odore nauseabondo. Beh, siamo in due. Il signor Vitold porge i suoi saluti. Lapida è nobile con la merda. Ok. Raga, finito la merda. Vediamo se il cane, se vediamo se il cavallo caga. Ragazzi, il cavallo non caga. Non bisogna che caga il cavallo. Questo caga? Entra? Non entra. Ah, eccola, sta cagando, sta cagando. Raga, ma non lo riesco a beccare, non capisco perché. No, raga, lapida il nobile con la merda, ma non riesco. Ma che vuol dire lapida? Boh. Raga, non me lo fa beccare. Ah, mo sì. Boh, ma non me lo faceva pigliare. Ah, la mia faccia ce l'ho nella bocca. Vendi la tua terra a Vitold, altrimenti questo sarà solo un assaggio di ciò che ti spetta. Cosa? Questo è un oltraggio. Guardie, guardie. Non secondo i piani. Fai perdere le tue tracce, porta. Oh shit. Allora, vediamo un attimo. Scusate, io non rutto mai, ma stavolta mi è uscito. Non c'ho nemmeno i soldi. Allora, facciamo una cosa. Eccola. Facciamo una cosa, moriamo. In realtà c'ho la spada. Ma questa è la spada quella di Merlino? Non lo so. Oh, 100! Salute, grazie. No, ma io no, ti giuro, non ho mai ruttato in live. Stavolta mi è uscito proprio. No, comunque ho bisogno comunque di 100 dollari perché devo abbassare il livello del sciacquato. Dopo me ne vado pure sul Rogue che devo comprare il personaggio nuovo. Sto pensando. In realtà posso prenderne tre personaggi. Però mi penso che mi piglierò Umbra perché è quello che più mi interessa, sinceramente, tra i personaggi. Umbra. Ok. Ok, vedete. Già è stata una mossa stupida. Dovremmo trovare un approccio diverso. Raga, scusate un attimo, mi faccio una bevuta. Lo so che non rutti mai in live. Vabbè, perché comunque c'è cioè, da un anno vuol dire che mi segui. Allora, prendi il cavallo e raggiungi la macelleria. Vabbè, vicina. Ma tu domanda, se tu ti prendi la Switch, ok, se tu ti prendi la Switch, quali sono i giochi che più ti vuoi scaricare? Cioè, questa è una curiosità mia, almeno parliamo pure di qualcosa mentre gioco. Ehi, lo vedi quel cavallo? Quel cavallo voglio la sua testa, forza rabbia. Di nuovo, ho rinunciato a cercare di capire adesso menti malate, tornate tra 5 minuti. Ma un piccolo avvertimento, sarà un bordello, fa un favore a entrambi, portano il male da cavalcare. Ancora non lo so. Trova un carro e portalo in macelleria, eh. Vabbè, dov'è? Ah, beh, vicino.
Solo che sto a piedi. Shit, vabbè. Dico sempre che devo vedere, ma mi dimentico. Vabbè, di giochi intendo free to play. Cosa ti potrebbe interessare? Non dico di giochi a pagamento che devi comprare. Quelli free to play. Tipo tra quelli che ho io, perché alla fine quelli che ho Quello che provato ti io, quelli che ho io, ho sono quasi tutti free to play. detto. Ecco qua, buon divertimento con qualsiasi sia il modo in cui vi divertiate voi altri. Ancora non so, non so ancora, vabbè, non ancora. Serve il tocco finale. Raga, oggi sono dislessico, non riesco a parlare. Parcheggia il carro con la testa di cavallo decapitata di fronte alla casa di... infatti si vede. C'è la testa del cavallo. Un cavallo! Non lo so, li ho visti tempo fa, ma ora se te li devo... Allora, ti dico io alcuni giochi, però non so se tu te li ricordi, quello è il discorso. Allora, Fall Guys, non so se c'è i football, vabbè, c'è i football, Realm, Rogue, Roller Champions, Rec Room, questo qua è Island Saver, però Island Saver non è in due. Io più che altro ti sto dicendo i giochi in due. Poi non lo so. Cioè ce ne sono tanti. Paladins, Smite, che non ho mai giocato praticamente. Allora aspetta, prendi la torcia e dà fuoco alla tenuta del nobiluomo. Devo far prendere fuoco alla tenuta. Aspettate. Ma perché non prende? Aspetta. Devo andare di qua, mi sa. Guardate quello come rappa. Ok. Sì, Fall Guys sì, sicuro. Vabbè, perché è abbastanza sopra. Che diavolo sta succedendo qui? Niente di personale, questione di affari. Oh shit. Mi stanno a menà. Oh cazzo. Ma quanti cazzo ne sono? Wow, No, ragazzi, no, 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 no. Oh! Ma si è bloccato! Non ti bloccare, porco duo! Ma io in realtà li posso buttare sotto, raga. Oh, aspetta, attenzione. No, da sto figlio di... della mignotta. Perché se li butto sotto... sono morto. Mi stanno sfondando il deretano. What the fuck, bro? No. Ok. Ma questo c'ha una cazzo. Sì, ragazzi, ma vedete? Ok. L'ultimo colpo c'ho. Perfetto. Ci siamo fatti pure un bel gruzzoletto di soldi. Raga, ho bisogno di un cavallo. Realm e Rogue, non lo so. Beatbox, gli altri non li conosco. Vabbè, ci sta. Allora, diciamo che combatti contro gli scavi. Allora, diciamo che Rogue non lo so perché è difficile. Più che altro, allora, se facciamo le modalità piene, non me ne frega un cazzo. Mi spiego meglio. Allora, se dobbiamo giocare io, tu e altre 4 persone random, non è un problema perché tanto pure se sei scarsa non si risente tanto che sei scarsa. Però ad esempio se dobbiamo giocare io e te contro altri, meglio di no perché li smatto. Già smattavo con mio cugino, infatti secondo me perciò lui non ha voluto più giocare con me perché smatto come un maiale. Realm pure secondo me non è fattibile perché è la stessa cosa, li smatto lo stesso. E lì purtroppo bisogna giocare per forza in coppia. Cioè non è che puoi scegliere. No, oddio, no, 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 no.
No, 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 in realtà si può giocare perché c'è una modalità deathmatch, che praticamente il deathmatch è tipo... come si chiama? Vabbè, il deathmatch praticamente sarebbe tipo squadra bianca contro squadra nera, tipo. E lì, vabbè, non è un problema. Ad esempio, se giochiamo a questa modalità, io ci sto. Cioè, posso giocare con te. Però se dobbiamo fare, cioè, tipo, ietti contro altri, meglio di no. Meglio di no. Poi, allora, tu pensa che io ci ho giocato a sti giochi. No, pure a Rogue. A Rogue e Realm ci ho giocato con la tipa russa. Lei, vabbè, mo non so se è forte. Però, ad esempio, lei gioca da PC. Però, ad esempio, non so come cazzo fa a giocare da PC. Perché comunque è difficile. Non, cioè, se non erro, lei giocava dal PC portatile. Quindi non è manco il PC fisso, sai? Perché magari col mouse e la tastiera può essere forte. Boh, strano. Vabbè, sì, si può fare. Tanto non pesano tanto sti giochi. Pesano, bah, Realm 8 giga, penso. Rogue forse una ventina, forse. Fatta, il nostro amico ha cambiato idea. Se non riesce a vedere il messaggio adesso non lo farà mai. Eccellente, sappi che la nostra famiglia ripaga sempre i debiti. Ecco a te. Questo scritto certifica la tua grazia per il tuo incidente in prigione. Tutto perdonato e dimenticato. Devo fidarmi della tua parola, padre. Oh, giusto. Vabbè, ah, non era una domanda, era un'affermazione. Oh, giusto, a tal proposito, potessi potenzialmente, tecnicamente, spero mai essere riconosciuto come mio figlio legittimo, ma temo che il favore preveda una postilla. Se ufficialmente legalmente diserredato ad vitam. Ah, cazzo. Poi più avanti miglioro. Vabbè. Vabbè, diciamo che se giochi sulla Switch. Allora, questo è un pensiero mio. Allora, aspetta, prima faccio sta cosa e poi ti dico, prima che mi scordo. Allora, c'ho 5 punti. Sto vedendo un attimo. Metto questo. Allora, il discorso è... No, aspettate. Ragazzi, c'è gente che vuole entrare in live, io rispondo sempre. Ma raga, non ci sono missioni. Ah, no, aspetta, mi sa che devo fare 5.000. Aspetta, c'ho un'idea. Vabbè, comunque volevo dire, io penso che se giochi sulla Switch è più difficile che giocare tipo col pad, secondo me. Però vabbè, non è, cioè, secondo me non è tutta sta difficoltà. Cioè, ad esempio, se dovessi giocare a Rogue sulla PS Vita, forse ci avrei difficoltà. Però ad esempio, se ci devo giocare su una Switch, vabbè, a parte che sulla PS Vita non girerà mai Rogue. Oddio, potrebbe. E fu così che Roberto passò dalla Steam Deck cioè, passò dalla, come si chiama? Dalla Nintendo Switch alla Steam Deck. Mamma mia. Oh, non ci vuole niente, 10 ori. Con 10 ore ci spostiamo. Ok. Allora, raga, comunque questo gioco è veramente bello, eh. Ve lo consiglio. Ecco, vedete, già stiamo qui, possiamo fare pure la missione. La distruggo un po'. Ok. Secondaria. Alla ricerca del Santo Graal. C'è un gioco che ho sentito nominare spesso sulla Switch. Dimmi. Con il giusto incoraggiamento potrei darti un suggerimento esclusivo. Io potrei darti un colpo esclusivo nella panza. Beh, te lo dico gratuitamente, che ne dici? Per gentile concessione di Bob Gossip. Bob Gossip. Socio di Gossip e figli, sono tutto orecchi. Un manipolo di cavalieri stava cavalcando per la città, tutti eroici e valorosi. Stavano parlando di un sacro Graal nascosto da qualche parte nel bosco. Suonava come un tesoro, se me lo chiedi. Cerca nella natura i cavalieri del Santo Graal. Ragazzi, ma... Ah, io già lo so dove stanno. Stanno qua, eh? Qua giù, purtroppo non posso. Takes two. Ah, il gioco. Mi sa che è un gioco in due. Mi sa. Ci sta, ma se non erro, ci sta pure sulla Play. Se non erro. Però se non è l'abbonamento, non ci puoi giocare. Quindi è un po' inutile. Vabbè, sentite, proviamo a scendere giù. Prendiamoci un cavallo. Allora, aspettate. Prova ad invitare persone su Twitch. Ha detto Amanda.
Come te lo mando? Ah no, in realtà non lo posso mandare, condividi, giusto? No, non lo posso mandare. Ha detto arrivo. Ok, raga, se si iscrive lei arriva a 200, buono. Comunque, che stavo dicendo? Chi? Silvia. Comunque, stavo dicendo. Non lo so, non ci ho mai giocato. Però se non erro è gratis, se non erro però. Allora, comunque ragazzi, qui dobbiamo dare una controllata. Niente Graal. Ragazzi, ma ve l'ho detto dov'è il Graal? È là, là sotto. Sì. Ah, comunque mi fa male. Cioè, non è che mi fa male l'occhio, però. È come se ci avessi qualcosa dentro. Che palle. Che palle, porco demonio. Allora, fatemi vedere. Allora, proviamo anche a sinistra, ma non ci sarà. Vabbè, però è giusto per. L'ho sentito. Vabbè, giù, ma. Allora, diciamo che sulla Switch. Io di giochi da consigliarti ne avrei. Allora, diciamo che tu più o meno. Cioè, i miei stessi. Oh, aspetta, aspetta. Hai visto un Santo Graal qui intorno? Lo stai cercando anche tu, eh? Non abbiamo bisogno di concorrenza. Aia. No, merda. Oh, quello sta bene il compagno. Ragazzi. Vabbè. No, raga, madonna, perché. Sembra uno stupido. Vabbè, skip. Comunque sto dicendo. Allora, giochi sulla Switch. Diciamo che tu più o meno c'hai gusti come me. Quindi, ad esempio, penso a Mario Bros. Pikmin. Tutti sti. Ragazzi, l'ho solo toccato. Vabbè, Pikmin, tutti sti. Pikmin, come cazzo si chiama? Mario Bros. Tutta sta roba a te, secondo me, non piace. Quindi, vabbè. Zelda forse ti potrebbe piacere. Poi non lo so. Poi i Pokémon potrebbero piacerti. Per esempio, a me i Pokémon non mi fanno impazzire. Più che altro perché. Non so, i Pokémon li vedo più come quel tipo di gioco, sai che. Tipo. Devo scendere di qua, raga. Aspettate. Lo vedo quel tipo di gioco che. Cioè, tu. Ok, avevo la pubblicità. Ok, lo stavo dicendo, ripeto. Ma quando hai la pubblicità, dimmelo. Almeno parlo appena ci sei. Comunque, stavo dicendo. Per quanto riguarda. Tipo i. Tipo Mario Bros. Non te lo consiglio perché, vabbè, non penso ti possa piacere. Pinkmin pure ci sta. Tipo sto gioco, ma non penso nemmeno che ti possa piacere. Non lo so in realtà cosa ti può piacere, onestamente. Cioè, secondo me ti può piacere tipo roba, Zelda, secondo me. Sì, Zelda, poi secondo me ti. Eccala, aspetta. Ecco Silvia. Ragazzi, mi stanno a menare. Non ho nemmeno lo scudo. Ok. Due. Eccala, ma moriamo per colpa di sto stronzo. No, ragazzi. Allora, con calma, eh. Perfetto. Ecco Silvia. Ragazzi, con il follower di Silvia siamo arrivati a 200 follower finalmente. Che bello! Ok, ce l'ho fatta ad ammazzare questo. Invidio il cavallo del tizio. 200, sì, ci siamo arrivati. Però sai che succede? Che quando arrivi tipo a 200, poi inizi a perdere i follower, non si sa perché. Vabbè, comunque stavo dicendo. Vabbè, ma diciamo che noi già abbiamo deciso come fare, cioè nel senso tipo comprare dei giochi a poco prezzo che si possano giocare in due, giochiamo a quelli. Ma perché di giochi a poco prezzo carini ci sono, ad esempio io li potrei anche comprare. Aspetta, stop, di qui non si passa. Ho la pubblicità di nuovo, eccola. Io penso che lo farò, voglio il Graal, allora prendi una spada e combattimi da uomo. Beh, in realtà aspetta, sto pensando, potrei buttarlo sotto. Uno. Vabbè, allora aspetto. Aia, attenzione perché questo lo vedo bello, bello forte. Sono immune a qualsiasi tipo di giocattolo. Se vuoi sconfiggermi deve essere. Allora, raga, devo scendere. Raga, non so se ce la farò, eh. Aspettate, perché qua la vedo dura. Ragazzi, questa la vedo dura.
Ah, raga, aspettate, qua mi devo concentrare perché ho paura. Ma perché non riesco ad attaccare? Oh, merda! Vedete? Ok, uno è andato fuori. Raga, ma aspettate, sto iniziando a sudare perché qua ho paura. Comunque, grazie Silvia, siamo arrivati a 200. Vabbè, per quanto riguarda il video, quello della, come si chiama, del Q&A, lo potrei fare, però non lo so, voglio pensare un po' a quando farlo. Ragazzi, ma questo non lo ammazzo. No, raga, ma è... Shit. Aspetta. C'ho un'idea. Devo provare. No, ragazzi. No, no. No, no. Non gli faccio un cazzo. Gli lancio la merda addosso. No, niente. No, ragazzi, è veramente tosto. No, no, gli ho fatto mezzo danno. Non ho nemmeno lo scudo, perché con lo scudo... No, ma ragazzi è impossibile. Come cazzo lo ammazza questo? No! Eccola, ma sono proprio un coglione. E andiamo, sei senza braccia. Questo, vai, è solo una ferita superficiale. Combatti, codardo. Ragazzi, ma sta... Come cazzo fa a combattere? Oh! Ma come cazzo fa a farmi danni se non ha le braccia? No, ragazzi, ma non ha senso, non ha le braccia. Cazzo, ma non ha le braccia! Porco duro! Affanculo. Non osare alzarti in piedi. Ora dov'è quel maledetto Graal? Cioè, ragazzi, ma... io amo sto gioco, lo amo. Cioè, quello praticamente non aveva le braccia. Emily mia. Ok, grazie per il follow, Emily. Cioè, ragazzi, ma non aveva le braccia. Ultima, vabbè, purtroppo è così. Così. Oh, pollo, crostata che non mangerò ora. Ferri di cavallo che, vabbè, non mi interessano. Allora, dov'è la nostra guardia? A riposo, a rimpiangere le sue scelte di vita. Oh mio Dio. Il terzo questa settimana sembra che ci abbiate colto in flagrante. Il mio nome è Circe di Andrea. Questa distilleria avrebbe dovuto rimanere un segreto noto solo ai cavalieri più disperati. Il denaro potrebbe cancellare la mia memoria. Oh, splendido. Riceverete ancora una bottiglia gratuita del nostro squisito Santo Graal. Prima partita. Cos'è questo? Una distilleria illegale. Dobbiamo segnalarlo. La guardia cittadina ci farà chiudere. Vi prego, aiutateci. Siamo troppo cavallerischi per fermarli. Ok. Vabbè, fortunatamente c'ho la vita, quindi posso ammazzarli. Ma ragazzi, ma se ne sta... Oh cazzo, devo raggiungerli. Shit. Ok. Aspettate. No! Ok, uno è morto. Allora, aspettate, mi sto un attimo incasinando. Orco 2. Yes. Ora torniamo a quegli stramboidi, ok? Dobbiamo tornare indietro. Ragazzi, ma chi è che mi sta mettendo tutti sti lecca alle foto? Chi è questo? Aspettate. Beh, tanto a galoppare all'indietro non è un problema. Mi si sta impallando tutto. GG. Ok, un profilo un po' strano, se devo essere sincero. Vabbè, ci sono. Torna dai cavalieri. Ok, però ho perso un po' di vita. Quindi, vabbè, non apri io. Aspetta, denaro. Spam di like. Sì, mi sta mettendo like a tutte le foto. Ma non so chi sia. Che ciò ti benedica. Presumo che tu abbia convinto le guardie ad abbandonare la loro ricerca. Sì, sono convinte senza dubbio. Sì, davvero imbarazzatissimi per tutti i tuoi casini. Ecco, prendi questa ricompensa. Dato che conosci il nostro segreto, sentiti libero di passare. Ok, quindi forse mi danno delle secondarie. 500. Vabbè, mi hanno dato 500, che non so pochi, effettivamente.
ci sono. Io penso che dobbiamo fare 5.000 di ori su tanti, quindi mi sa che dobbiamo fare forza. Oggi è live di secondaria, mi sa. Allora, upgrade, fatemi vedere se posso. 7 punti. Premere. Chiama un cavallo che si. Premere. Ok, chiama un cavallo che segue i tuoi ordini. Tipo. Oh, raga, ma sta roba è buona. Disponibile per due. No, col cazzo, disponibile per 8. Boh, lascia fare. Questo per 10 allo ciaone. Questo pure è buono. Sto vedendo un po'. Vabbè, ragazzi, conservo, dai, conviene. Vediamo. Ladyboy del lago. Quei maledetti francesi hanno una distilleria concorrenziale che produce degli alcolici schifosi chiamati vino melmoso. Che mi frega. Il loro accampamento è molto sicuro, ma invitano sempre le donne della notte, quegli animali. Giuro che mi spamma affetto. Una delle loro cortigiane lavora per noi. Potrebbe aprirti i cancelli, così potresti sabotare la distilleria. Sembra una roba da fessi. E di nuovo non mi frega. Paghiamo 250 ori. Beh, facciamolo un po' di sabotaggio. Beh, 250 sono pochi però. Subito, ti porterò al nostro punto di incontro con questa donna che lavora sodo. Ok. Mi andava? Ti ringrazio. Quadrizoccolo, ok. Come, scusa? Manipolo di grulli sangue blu che fanno alcol, non capisco. Beh, sai come. Aspetta, raga, non mi trovo. È la signora del lago. Lontanucci. Beh, miei cari amici, eravamo uniti da una nobile ricerca, trovare il mitico Santo Graal. Ok, abbiamo viaggiato per molti, molti anni e attraversato molte, molte terre senza successo. Alla fine la disperazione ha fatto breccia nelle nostre. Ah, ragazzi, ma l'ho solo toccato, ma vaffanculo. Che palle. Vabbè. Raga, non riesco a leggere. C'ho proprio il poliziotto dietro qua. Eccola là. Vabbè, avete messo che molti colleghi. Ah, ok. Così abbiamo iniziato a produrre il nostro liquore. Ah, quindi è tipo medicina che producono, ok. Che serve praticamente. Cioè che aiuta le persone. Da quello che ho capito. Io mo c'ho la guardia dietro al culo, no? Mannaggia. Aspetta, lo scendo. Oh, divina signora. Sei qui come era stato predetto dai miei compagni. Alle tette di fuori, palesemente. Sì, senti, abbiamo un problema qui. Vedi questo pervertito dietro la roccia? Mi ha rubato i vestiti e ora sta aspettando. E ora sta aspettando che io esca dal lago. Comunque, come frutto, ho visto che c'è. Ah, no, aspetta. Oh, perbacco. Che schifoso barbaro delinquente. Io di sicuro non lascerò nuda questo cazzo di lago, ma certo. Pensavo che essere nuda di fronte alla gente facesse parte delle tue mansioni lavorative, ragazzi. Certo, ma adesso non sono in servizio, ho degli standard. Caro Guy, devi punire questo mostro e avere dietro i vestiti. Senza la signora non usciremo a infiltrare. Ok. Il problema è che c'è pure. Ma morirò palesemente. Aspetta, c'ho la balestra. Mamma mia, Guy, muoviti un po', porco due. Vaffanculo, crepa, coglione. Ma chi è quello? Ah, oh, è quello. Che devo fare? Uccidi? Sto solo ammirando la natura. Vabbè, ragazzi, dai, ma non scherzo. Ce l'ho puntato. Non muore. Genio l'immortale. Ragazzi, non muore! Ma che cazzo? Oh, senti, mi ha rotto i coglioni. Cioè, ma poi c'è una freccia dietro. Ah, finalmente. E giù le mani, viscidi, sono innocente, no? Raga, che sta succedendo? Torna al lago. Raga, io ci sto. Guy, non ci crederai. Tre gentiluomini in vesti rosse, stranamente melodrammatici e dall'aspetto autoritario, hanno appena catturato il nostro agente. Su quei tizi della cava, mi sa, della prigione. Hanno accennato a qualcosa sulla prostituzione e sul disgusto di Dio, perché. Perché o perché Dio deve essere così sensibile? Ottimo lavoro fermarli. Come dovremmo infiltrarci da questi francesi? Beh, avete ancora dei vestiti.
Avete ancora dei vestiti da donna? No, Gaia è Ma della massima importanza. Cioè, praticamente ora mi farà mettere vestiti da donna. No, cazzo. Paghiamo il doppio. Il triplo e non ti farai mai e puoi scappare una sola parola al riguardo. Ora dammi un po' di privacy. No, ragazzi, io amo questo gioco, ma quanto cazzo è bello. Sono una. Ma guarda lì! Spero di non incontrare Buddy in questo. Ragazzi, lo incontrerò palese, secondo me. Aspetta, c'ho i tizi dietro, però. Bello, bello. Raga, ma mi stanno ammazzando il cavallo. Allora, rispondendo a Giulia, allora, Sky l'ho provato, però non è il mio tipo di gioco. È molto. È più un gioco esplorabile, non è roba che mi piace. Sinceramente, è carino, ma niente di che. Poi, che ci sta più? Omega Striker, vabbè, l'ho giocato. C'ho pure un video su YouTube, se ti può interessare. Omega Striker è carino, però l'ho cancellato perché non ci gioco mai. È tipo di. Però giù quello è complicato. Non penso sia un gioco che fa per te, secondo me. A meno che non ti impari ad utilizzare un solo personaggio. In quel caso è fattibile. Perché ci sono pari personaggi. Ciao, chi va là? Sono solo una ragazza in cerca di divertimento. Oh, è molto carino, vieni pure. Ma entra pure la guardia. Dai, ragazzi, una. Oh, tres bien, fa caldo qui o sono solo io? Distrugge il bot. Ragazzi, ma c'ho la guardia appresso. Mia signora, penso di essermi innamorato, ma da che schifo. Ma sono un uomo, non sono una donna. Raga, distruggi le botti. Aspettate, Casper. Ah, la crostata, ecco, vedete? Cazzo, raga, questa è TNT, attenzione. Tu, figlio di una persona sciocca, mi hanno sgamato, raga. Vabbè, vabbè, fa niente, scappo. Ce la farò. Raga, ma quante cazzo di guardie su? Oh, c'ho un'idea, c'ho un'idea, c'ho un'idea. No, vaffanculo, gioco di merda. Che gioco di merda, l'avevo però palesemente preso. Noi! Ma perché non colpisci la TNT? Ma è coglione sto gioco. Gli ho detto, ma li faccio esplodere tutti. Ti prego. Niente. No, merda, mi sono incastrato. Gioco di merda. Lo amo, però è pure un gioco di merda perché mi fa incastrare nelle parti, tipo. Ragazzi, ma. Mi sta venendo una crisi. Mi sta venendo una crisi. Ma perché è così disagiante sto gioco? Oh, pollo! Crostata! Aspetta, giunti, riesco a leggere. Aspetta. Sì, perché. Cioè, io colpisco la TNT, ma non va. Ma perché devo ricaricare di nuovo, capì? Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Devo dire una cosa. Purtroppo non c'è il fattore mira, eccetera. No, raga, ma qui c'è troppa roba. C'ho la merda. Non c'ho la merda. Vabbè, ragazzi, scusate, ma li ammazzo perché questi c'hanno i soldi. I soldi sui soldi. Io con la TNT avrei fatto molto prima. Però non me la fa pigliare. Cioè, non me la fa colpire, veramente. Ok. Non si sa come. Non sono riuscito ad attaccarlo. Fermati. Balordo, fermati. Aspetta. Ah, ragazzi. Ho finito i colpi. Dammi la balestra. Raga, ma ci muoio. Ma in realtà, no. Aspetta, ricarica veloce. Vai. No. Vabbè, io li proverei. Vabbè, sì, ovvio, su gratis ci sta. Magari qualcuno ti può piacere, qualcuno no. Io mi ricordo quando scaricai Paladins, ma non lo so, mi innamorai proprio. Mi piaceva veramente tanto Paladins. Poi vabbè, l'ho cancellato perché mi era diventata una cosa proprio tossica, cioè ci giocavo veramente tanto. È un po' come sta diventando Rogue, ma in realtà su Rogue ci sto giocando tanto solo perché voglio sbloccare personaggi. Poi non me ne frega. Ragazzi, non riesco a. Ah, sono quasi morto, ok. Interessante.
Ragazzi, ma perché questo gioco? Madonna, porco. Madonna. Ma non capisco perché a volte mira male. Vabbè, comunque. Quanto ce l'abbiamo? Vabbè, abbiamo fatto 200 monete, ma sinceramente, beh, vabbè, lasciamo perdere. Allora, se capisco che sono fattibili, poi ci giochiamo. Se non è per me, non fa niente. Vabbè, più che altro dobbiamo vedere i giochi quelli gratis. Dobbiamo capire se quei giochi ti possono interessare. Cioè, no, i gratis, scusa, i giochi a pagamento. Dobbiamo vedere se ti possono interessare e nel caso li compriamo, perché se poi ovviamente non ti interessano, è inutile. Poi abbiamo amore e odio. Sì, amore e odio. Ma è amore perché è bello come gioco. Però alcune volte ti ci inceppi nelle robe. Poi mira di merda. Mi fa incazzare sta roba. Vabbè, ogni gioco ha le sue imperfezioni. Nulla è perfetto. Nemmeno io. Allora, qui si entra ovviamente. Poi c'è il loop sto suono. Ma ci fanno il remix sopra. Oh caro Guy, ti dispiacerebbe tornare più tardi senza un intero squadrone militare? Wow ragazzi. Ah, ma c'è scritto Thor. Io mo ci ho fatto caso. Torna da Cavaliere del Santo Graal senza essere ricercato. Ma non ho capito Silvia che ha fatto. Cioè, mi spiego. Allora è entrata in live, ha commentato. Però penso che è uscita perché ha detto tipo quando finisci di fare la live fammi sapere. Tipo una cosa del genere. Ah, la canzone di ieri, quella dei. Quella. Come si chiama? Quella dei. Di Freddie Mercury. Na 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 na. Tan 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 tan. No, penso di no. Aspetta, più che altro voglio capire che mi ha scritto. Fino a che ora sta live? Torno dopo in caso. Ah no, ah, non c'è in realtà. Secondo me deve fare qualcosa, ecco. Raga, ma non posso cagare la chat quando sto in live. Ok, ti posso dire, magari sono in live, entra, però poi non è che posso salire a messaggio in chat. E niente, ma dobbiamo spendere 100 per toglierci la guardia dai coglioni. Ok. Vabbè, ma dobbiamo tornare indietro. Allora, andiamo di qua. Ma no, il problema è che ho paura di essere, di toccare una guardia. Avevo di nuovo la pubblicità. Ma l'ho skippata. Vabbè, hai fatto bene. Sì, ma non è normale tutta sta pubblicità, ma che è? Vabbè, ma in realtà giù, se la vuoi skippare, skippala. Tanto non è che ci guadagno chissà che dalle pubblicità, anzi. Se, allora, se fossimo in 100, forse qualcosina riuscirei a farci. Forse. Ma qualcosina, pochi soldi, sempre. Però, vabbè. Io ormai non guardo manco più quando. Vabbè, lasciamo vedere, non posso dire roba in chat. Prima 7, ma è troppo strano. Le parole corrono veloci, mio audace guerriero. Sono molto gratis, sei un nostro vero amico. Il posto meglio è un po' pesantuccio, però vabbè. Oh, c'ho pure l'abito da donna se lo voglio. No, ma no, non credo mi possa interessare. Di nuovo, no, giù, ma cazzo. Ma secondo me perché le stai skippando e quindi l'app ha detto ma che pensi di fa? Vuoi skipparci? Eh no. Non lo so, già è strano. Perché io non tocco niente con le pubblicità e quella è la cosa strana. Non ti posso manco di abbonati perché comunque devi pagare. Quindi. Guy, non credere a quello che è successo. Circe G stava cercando di vendere del sacro graal ad altri cavalieri disperati ed è stato catturato dalla guardia per commercio illegale. Fammi indovinare, vuoi che lo tiri fuori? Dici non le guarda, lo so. No, mio feroce guerriero, ti scongiuro di tirarlo fuori. È un amico, un compagno, un eccezionale contrabbandiere. Porta questa partita di sacro graal a uno dei nostri clienti. Una guarda in cambio ci aiuterà a far uscire. Ok, un'altra gente, ottimo. Lo sali sul carro, ecco, già lo odio perché è sul carro. Io odio il carro, cazzo. Porta la partita di santo graal al cliente senza danneggiare il carro. Ah, ragazzi, senza danneggiare il carro. Cioè, ragazzi, lo devo portare laggiù senza rovinare niente. Sto pensando un attimo. Diciamo che questa è la strada migliore, secondo me, ma non. Raga, lo facciamo una cosa, guarderò spesso la mappa, giusto perché non voglio fare danni.
Sì, ragazzi, ma senza danneggiare in che senso? Che non lo devo distruggere? Vabbè, vado un po' con calma. Vabbè, in realtà loro non corrono tantissimo, sti cavalli. Credo in te. Ecco, vedete, già sto sbagliando strada. Perché devo andare di qua. Non c'è bisogno, come lo dici, abbandonerò. Eh beh, sì, abbandonerò a prescindere. Raga, comunque, raga, veramente c'è proprio analfabeta, ma che è? Andrebbe più che analfabeta su dislessico. Oh, stavo per toccare la guardia. Ma il problema è che le guardie, se solo le tocchi. Vabbè, in realtà non è che le tocchi. Comunque le butti a terra. Vabbè, con calma, con calma. Vabbè, io te l'ho detto, sì. Cioè, io la. Ah, ma ho perso la spada! Ottimo. Io te l'ho detto, la Switch la vorrei giusto per giocare con te. Perché poi alla fine non è che me ne frutta qualcosa, anzi. Alla fine io Rogue ce l'ho qua, Realm ce l'ho qua. Poi sinceramente se devo giocare a sti giochi preferisco giocarci qua sopra perché c'ho i personaggi, c'ho le skin. Cioè. Ok, mo dobbiamo andare un po' con calma perché questa è la città. Beh, siamo arrivati. C'è anche un vestito da... Allora, con calma. Fra, ti devi togliere. Ti prego, non ti voglio buttare a terra, però. Finalmente, il Santo Graal. Questo lo offre la casa, ma immagino che tu sappia di cosa ho bisogno in cambio. Sì, lo so, non preoccuparti. Far uscire quel cavaliere Dota sarà un gioco da ragazzi. Ma prima lascia che mi riferisca con qualche sorso. Forse bevi dopo il... Shh, ho bisogno di questo, mio dolce, dolce liquore. Ma no, non prenderla se non ti interessa. Vabbè, vedrò, vedrò. Amico, sono passate 2 ore. Andiamo, cazzo. Sì, solo fammi finire questa. Ick, ultima bottiglia. Cioè, praticamente questo si sta ubriacando. Certamente. Immagino che dovrò improvvisare di nuovo. Cioè, ragazzi, questo se. Vabbè. Ma ragazzi, è nudo. Ah, mi sono pigliato i vestiti. Quindi è così che ci si senta a sembrare un fallimento assurdo. Ok. Quindi mo sono una guardia, interessante. Oh, money. Ragazzi, ma io sto senza spada. Qui se va male, Beh, non ho la spada. Ah, no, eccola. Ma perché non ce l'avevo prima? Giochi sulla play. Vabbè, vedrò, vedrò, vedrò. Tanto ci sta tempo. Tanto per quando te la pigli tu, che bisogna sempre vedere se... Cioè, bisogna sempre vedere se tu ti pigli la Switch o la Switch 2. Quando esce la Switch 2, vabbè. Ok, tu fermo. Qual è la tua unità? La mia unità, beh, è la quinta. È unità del terzo reggimento da. Non mi interessa, verme, vieni con me. Non pattuglierò da solo questo dannato distretto. È troppo pericoloso, soprattutto le zone ovest. Sono belle ruvide. Pattuglia il distretto sulla mappa per controllare il perimetro. Allora, sei stata alla grande fantastica festa di compleanno di Steve? Chi cazzo è Steve? Sì, certo. Oh, bello. Sì, gran festa, vero? Non lo so, non mi ha invitato. Ok. Già ha invitato persino Gob. Conosci Gob? Direi di no. Il tizio che caga sempre nella sua armatura perché è troppo pigro per togliersela. Caspiterina. Già ha invitato persino quel tizio. Ok. E te qualche pivello muto a caso? Dio, perché Steve mi odia così tanto? Perché ha usato una volta la sua tazza? Beh, prende sempre la mia sedia. Beh, io sto guardando il distretto, ma non ho capito cosa devo fare. Se dobbiamo valutare varie cose. Esatto. Comunque non ho capito niente. Perché avevo la pubblicità mentre parlavi. Se mi piace la tua. Eh sì. Vabbè, vedremo. No, niente, penso semplicemente che non sta in live. Che schifo, sta starnuti quello. No, semplicemente non sta in live perché penso che abbia da fare. Tipo, e ha detto: aspetta, aspetta, siamo noi novellino, avanti, mostratemi le vostre abilità. Io starò qui senza fare assolutamente niente. Che devo fare? Uccidi il ladro di bestiame. Ok, allora aspettate, lo devo uccidere. No, semplicemente ha detto che ha da. Cioè, penso che ha da fare. Ha detto: quanto tempo resti in live? Penso che vuole tipo entrare dopo. Ragazzi, ma è velocissimo. Non lo riesco ad acchiappare. Ragazzi, non riesco ad acchiapparlo. Ragazzi, non riesco. Meno male. L'ho acchiappato. Un concorrente in meno. Ora devo tornare indietro per quel maledetto cavallo. Meno male che l'ho acchiappato perché era velocissimo.
Allora, va alla postazione delle guardie di nuovo senza causare. Ah, non causare problemi. Vabbè, eccolo l'ho ammazzato perché mi stava dando problemi. Ok, ho capito, ecco. Ok, ora devo solo capire come. Dove credi di andare, Pivello? Porca la miseria. C'è un assassino in libertà, è un maniaco. È un maniaco calvo di nome Guy e dobbiamo trovarlo. Davvero? Beh, bene, è il motivo per cui sono qui, signore. Io so dov'è. Porta le guardie in un vicolo appartato. Per la miseria, non posso credere che prenderemo il nefasto Guy. Scommetto che è solo un bambinone grosso e calvo nascosto in un fosso spaventato a morte da noi. Certo, ma m'ammazzo, stronzi. Ok, quindi mo' li porto qui e li ammazzo. Perché c'è solo uno? Raga, perché uno si è fermato? Ragazzi, perché non mi segue quello? Ok. Cazzo, entrate! Entra! Dov'è? Ok, meno male, si stava inceppando. Sarà qui a momenti. Vedete, non lo mira bene. Mira storto. Che colpo di scena. Sempre stato lui. Sì. Sono sempre stato io, stronzi. Dov'è finita la balestra? La terza volta è quella buona. Bella postazione delle guardie di nuovo. Comunque è una missione bella lunga, eh. No, io la Switch non l'ho mai vista dal vivo, lo sai? Cioè, è strano, ma non ho mai visto una Switch dal vivo. Tu, ehi tu. Signore, il contrabbandiere. Ho bisogno che tu lo metta su un carro e subito. Ma lui. Vuoi perdere il lavoro, vero? Ma portalo qui subito. Signor sì. Vabbè, signor sì, salto a signore, vabbè. Ok, questo è quello. Il tizio che mi serve. Porta Sir se. Se è il mio salvatore. Chiudi quella cazzo di bocca, non siamo ancora al sicuro. Oh, giusto, scusa. Ok, lo devo portare. Ma qua sicuramente le guardie ci sgamano, secondo me. C'è qualcosa. Cazzarola, ragazzi. Aspettate, faccio un'idea. Perché c'ho la chitarra in mano? Ai, fa male, signor guardiano. Perché sei così spietato? Per favore, non voglio essere giustiziato. Che cazzo ci fa là dietro? Recitazione, gioco di ruolo per uscire da questa città. Gioco di ruolo. Solo resta in silenzio, non fare niente, capito? Ok, usciamo da qui. Comunque mo ti leggo, aspetta. Io l'altro giorno. Aspetta. No, ragazzi, mannaggia. E adesso sono sfuggito alle calde braccia del suo. Vabbè, lo porto lì, raga, ma sti cazzi. Fa niente. Vabbè, portiamolo lì, fa niente. Io sì, l'altro giorno è bellissima. In video, in foto non rende. Ah, ma mi sa. No, aspetta, no, in realtà mi sa che l'ho vista dal vivo la Switch OLED. Quando sono andato con mio cugino, tipo da expert, non mi ricordo quei posti lì. Ce l'avevano esposta. È bella, bella. Molto, molto bella. Più che altro il problema, sai qual è? Che quando ti compri la Switch, poi devi anche comprare la scheda al di fuori, perché se no non ci puoi mettere tanti giochi. In realtà la scheda non costa tanto, forse un 50 euro. Vabbè, però devi una bella scheda bella grossa. Poi vabbè, i giochi non costano tanto se te li pigli in digitale, se ti pigli dei giochi che costano poco, l'abbonamento non costa tanto. Diciamo che con 400 € ti pigli la console, i giochi, ti fa l'abbonamento e cover, eccetera, eccetera. L'ha tirato fuori, sei un santo, Gai, un vero santo, credo. Missione completata. Allora, raga, ma da quanto tempo siamo in live? Beh, su. Vabbè, un'ora l'abbiamo fatta. Dai, facciamoci l'ultima missione, dai. Voglio sfiorare più di un'ora. La grande battaglia della registrazione. Ultima missione post-acco. Guy, sia lodato il cielo, ti ho trovato. Abbiamo scoperto un modo per rendere legale il nostro santo graal. Ok, chi vuoi che uccida? Oh, buffone, che non sei altro. Non ci sarà spargimento di sangue. È venuto fuori che esiste questa antica tecnica. Per essere legali dobbiamo registrarci in un municipio. Ti consideriamo nostro amico, quindi vorremmo che ci accompagnassi in questo momento glorioso. Ok. Ti prego, vieni con me. Aspetta solo. Ah, merda.
Mamma, ragazzi, però cazzo, sono lontani. Non c'è un cavallo qui, buonanotte. C'è manco il cavallo, è il cavallo. No, vabbè, comunque, diciamo mi sono voluto fare pure sta missione giusto per... Ah no, ci sono, eccoli. Mi sono voluto fare pure un'altra missione giusto per... Ma quanti punti c'ho? 6, no, 4, vabbè, lo conservo, dai. Cazzo, questo è veloce sto cavallo. Porco due, ma è velocissimo. Aspetta, devo vedere un attimo la strada, però. Allora vado di qua. Ma sicuramente butto qualcuno giù, ragazzi. Palese. Palese, palese, butto qualcuno giù. No, ma il problema, sapete qual è? Che se tocchi una guardia, succede il finimondo. Allora, aspetta, se tocchi una guardia, se tocchi un cittadino, cioè succede la fine del mondo. Ecco, ma ad esempio se buttava quella sotto, no? Buonanotte. Cioè, vedete, questo è un... Boh. Secondo me è troppo facile. Vabbè, se la ammazzi sì, è un problema, secondo me. Però, dai. Beh, comunque siamo abbastanza veloci. Ok, di qua. Dritto. Vabbè, in realtà con sto cavallo ci siamo arrivati in 2 secondi. Ma devo capire un attimo la strada. Ah, ne è dritto proprio. Guarda, il maestoso municipio. È una lunga, lunga coda. Senti, Gai, la verità è che non sei solo il nostro più caro. Non sei solo il nostro più caro e coraggioso amico, ma sei anche, a differenza nostra, un cittadino di questa bella regione, un locale che parla in modo schietto. Noi veniamo da fuori e questo significa che solo tu puoi registrare legalmente la nostra umile distilleria. Quindi è di questo che si tratta. Oh, no, 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 assolutamente. Sei ancora prima il nostro amato compagno, ora dobbiamo occuparci di altre cose. Saresti per cortesia in questa perigliosa fila per registrare la nostra distilleria? Grazie infinite dal profondo del cuore. Quindi mi devo aspettare? Vabbè. State scherzando, spero. Attendi la fila. Ok. Quindi questo dobbiamo fare, dobbiamo aspettare. Sì, ma secondo me qui succede qualcosa, ragazzi, perché vedo tutta sta gente armata, un po' strano. Però vedete, io amo questo gioco perché c'ha tutte missioni diverse, cioè non c'è una missione uguale praticamente. Ho pensato bene. E l'ho pagato 3 euro se non erro. Scontato, ovviamente. Vabbè, dobbiamo aspettare. Siamo quasi. Abbiamo quasi finito. Però è strano perché vedete, ci stanno tutte persone con le armi. Però mi tengo la spada perché se finisce male. Non riesco a credere di avercela fatta. Mo succede qualcosa. Eccolo. Il nostro cocco prediletto. Com'è andato? Per favore, smettila di prenderci in giro. Siete registrati? Oh, buon Dio. Questo ci riempie di gioia. Dobbiamo festeggiare alla distilleria. E visto che ci stiamo divertendo, facciamo una gara. Aspetta, porca la miseria. Raggiungi la distilleria per primo senza allertare le guardie. Buonanotte. Senza allertare le guardie, ragazzi. Senza allertare le guardie. Qua poi. Vabbè, raga. No, ragazzi. Allora, ci provo, ma è difficilissimo per un motivo. Per un motivo è difficile, perché non si vede niente, ragazzi, è scuro. Cioè, veramente difficile. Allora, in realtà, sapete dove dovrei galoppare? Al di fuori della strada. Perché al di fuori della strada non ci sono le persone, quindi non è tanto un problema. Sto buttando sotto a quella. Por favor, non sbagliamo. Non failiamo, vi prego. A parte che sto cavallo è un razzo, quindi non è proprio un problema. Però non è proprio positivo che sia un razzo, perché se io accelero troppo, butto sotto a qualcuno. C'è del bene e del male in questo. Vabbè, dai, sono arrivato, qui non c'è gente. Ce l'ho fatta. Fine. Questo è il Santo Graal? Non può essere, deve essere uno. Amici, siamo stati benedetti con il vero Santo Graal. Oh, no, Sirge, aspetti, potrebbe essere un... Ah, stupidi piccoli cavallerini da strapazzo, caduti facilmente nella nostra trappola. No! Povero Sirge... Sì, vabbè, Sir, fratelli, alle armi, bardi canteranno canzoni su questa battaglia. Scorreggiamo nella direzione del posto generale per questa battaglia di stileria. Alle armi! Ok. Cazzo, aspettate, questa è una troppa di soldi.
Beh, non voglio far morire i miei compagni. Vabbè, a parte c'hanno parecchia vita. Morto. Cazzo, mi ha acchiappato una freccia. Perfetto. Raga, manca l'ultimo. Non ci credo, il nostro povero Sir CJ. Vabbè, chiamalo così. Morto facendo ciò in cui credeva. Alcol. Sarà ricordato in eterno. Porteremo avanti la sua eredità con una base legale adeguata. Grazie per tutto il tuo aiuto, Guy. Dovresti essere un cavaliere, lo sai? Ma devo capire se si può salvare qui. Ma credo proprio di no. Raga, ma il problema è che non, cioè, non esce manco. Non si capisce manco dove si può salvare, capì? Che ci sta qua? Non capisco perché. Ah, ok. Non posso salvare. Aspetta, non mi ricordo. Aspetta. Vabbè, galoppiamo un po', dai, arrivo lì e salvo. Però non so se posso buttare sotto le persone. Allora, aspetta, fammi fare un attimo un recap mentale. Ok, dovrebbe essere così. Vedete, guardate sto cavallo quanto è lento rispetto all'altro. Però aspettate, fatemi dire una cosa. Perché questo è un accampamento? Io potrei comprarlo. Fatemi dire quanto costa. Ah, 500. Ma sì, raga, ma 500, ma che... Oh, mi dà pure lo scudo. Perfetto, posso salvare qui. Abilità 7. No, vabbè, raga, li conservo, dai. Perfetto. Raga, io vi ringrazio, ci vediamo domani. Domani, ovviamente, lo continuiamo. Ah, questo gioco è una figata. Questo gioco per me... Ed è strano perché io pensavo che fosse quello che mi piacesse di meno fra tutti. Questo è il gioco che mi piace di più fra quelli che ho comprato fino ad ora. È troppo bello, ragazzi, il gioco è veramente bello. Quindi, ragazzi, ci vediamo domani. Vi mando un bacio, un abbraccio. E ovviamente ringrazio le persone che mi hanno seguito. Siamo arrivati a 201, penso. Non lo so. Vabbè, di base sì. Niente, raga, quindi magari in sti giorni potrei fare quel video Q&A, magari. Vabbè. Però in sti giorni, raga, perché poi domani devo pure registrare Dokkan, è un po' un casino. Ci vediamo domani.